All says you can see by the dawn. Ah, dici che un intro così fa cagarissimo, eh? Un po' troppo stereotipata. Proprio giusto un attimo. È il tempo di tornare un filino più serio e arrivo. Sigla. Ciao e benvenuti ad un nuovo appuntamento con i Cinefacts on Demand. Oggi credo vi siate resi conto che è l'11 settembre e si commemora l'attentato alle Torri Gemelle di New York. Non è questo il luogo per parlare di politica, di terrorismo, di attentati, di complotti veri o presunti, però ho voluto a modo mio commemorare questa data importante per la storia americana facendo uno speciale su tutti i film che nel titolo iniziano con American e da qui lo speciale American Movies. Neanche oggi facciamo lo Sgamma la T-shirt contest perché aveva poco senso dato lo stile della puntata, quindi la magliettina ve la faccio vedere al volo, c'è la Statua della Libertà, con il simbolo di un gruppo musicale che chi lo riconosce ha la mia stima personale. Quindi iniziamo con lo speciale American Movies perché non sono i soliti 4 film, ce ne sono ben 7 e meno male che nessuno di voi mi ha chiesto American Pie e American Gigolo. Partirei da American Psycho, che me l'avete chiesto in 5, Lajus 92, Mario Di Capua, Sarah Kant, Simone Toso e XXX something weird masticacchio di nomi. Protagonista assoluto del film è il nostro caro amico trasformista Christian Bale, che anche per questo film ha fatto quello che doveva fare, ovvero trasformare per l'ennesima volta il suo corpo. E non è stata né la prima né l'ultima volta. Vi faccio vedere un'immagine brevissima dove si vedono le trasformazioni di Bale, che fa abbastanza impressione. Beh, Christian Bale, dovete sapere che è talmente fulminato quando decide di interpretare un personaggio che entra proprio perfettamente nel personaggio, seguendo quella scuola di recitazione chiamata metodo. Dunque, innanzitutto lui tutte le mattine faceva veramente quello che fa il protagonista Patrick Bateman tutte le mattine. E non solo, Christian Bale è inglese, ma il protagonista del film è americano. Quindi Bale che cosa fece? Mantenne un accento americano durante tutte le riprese del film, anche quando non stavano girando. Tant'è che alla festa di fine riprese del film, quando Bale cominciò a parlare con il suo accento normale inglese, la gente gli chiese: "Figo, stai preparando un film in cui devi parlare inglese?" E lui gli rispose: "No, questo è come parlo normale, era prima che fingevo. Non sono americano, zio, sono inglese." Un'altra cosa buffa che riguarda la preparazione al film di Christian Bale è Tom Cruise. Perché Bale ha dichiarato che una volta ha visto Tom Cruise ospite da David Letterman, il famoso anchorman televisivo che ci ricordiamo tutti e che salutiamo con tanto affetto, visto che il programma purtroppo è finito, a me piaceva un casino. Beh, e dichiarò di essere rimasto folgorato da questo strano sorriso di Tom Cruise, non tanto perché è storto, sapete che Tom Cruise ha i denti storti, ma perché diceva di aver visto sorridere soltanto la bocca, con gli occhi allucinati, che non sorridevano mai. Una roba credo fosse così. In effetti Tom Cruise ce l'ha un po' questo atteggiamento. E Christian Bale prese spunto da lui per creare il suo personaggio. Tra l'altro Tom Cruise è presente anche nel libro di American Psycho e abita nello stesso palazzo del protagonista. Chissà perché Bret Easton Ellis l'ha messo lì. L'ultima chicca su American Psycho è quando Patrick Bateman si smarca da una conversazione dicendo: "Listen, you'll have to excuse me, I have a lunch meeting with Cliff Huxtable at Four Seasons in 20 minutes." Ecco, Cliff è il personaggio di Bill Cosby nei Robinson. Il fatto è che adesso questa cosa assume tutto un altro aspetto, visto che Bill Cosby ha dimostrato ultimamente di essere lui un American Psycho. E visto che stiamo parlando di Christian Bale, direi di parlare ancora di Christian Bale con American Hustle, film che mi avete richiesto in 4: Andrea Rizzo, Andrea Rubino, Guido e Giulio Convertino. Avete visto prima l'immagine di Bale che cambia continuamente e avete visto anche quella di American Hustle. Per questo film è ingrassato di 18 kg e ha cambiato modo di camminare. La cosa gli ha causato 2 ernie al disco. Bravo Bale! Tutti immedesimi, ma poi tra 2 anni muori. E la sua trasformazione ha dato vita a un aneddoto assolutamente divertente. Nel film sapete che recita anche De Niro. Quando De Niro è andato sul set e si sono presentati con gli attori, ha preso da parte il regista e gli ha detto: "Ma ascolta, ma quello là chi è?" Il regista gli ha detto: "È Christian Bale." E De Niro ha detto: "Ma com'è Christian Bale? Ma non è Christian Bale quello là, è pelato, con la panza." E David Russell gli ha detto: "È Bob, fidati, è Christian Bale."
De Niro a quel punto ha detto: ok, va bene, allora fai una cosa, ripresentiamoci, così almeno gli stringo la mano e gli dico ciao Christian, perché prima non l'avevo minimamente riconosciuto. La cosa bella del film, come tutti i film di David O. Russell, è la quantità incredibile di improvvisazioni che ci sono all'interno. La scena in cui litigano in camera da letto Christian Bale e quella patatona di Jennifer Lawrence se la sono completamente inventata al momento. In sceneggiatura dovevano dirsi due o tre battute, ma per gli attori non funzionava, e quindi a un certo punto Bale ha cominciato a dire delle robe che non c'erano, la Lawrence gli è andata dietro ed è venuta quella scena fighissima che si può vedere nel film. We fight and we fuck and that's what we do, that's our thing. I capelli di Bradley Cooper si li è inventati Bradley Cooper. È lui che ha detto: ma senti, secondo me il mio personaggio dovrebbe avere la permanente con i ricciolini, e anzi in una scena dovremmo anche vederlo con i bigodini, e il regista ha detto vai, fallo, figata. Le improvvisazioni erano talmente tante sul set che a un certo punto Bale andò dal regista a dirgli: ascolta, a me va bene, ma stiamo improvvisando veramente tantissimo, a tal punto che la sceneggiatura è stravolta e del film si rischia di non capire nulla. E il regista gli disse: tranquillo, a me della sceneggiatura non è che freghi più di tanto, a me interessano di più i personaggi, e voi improvvisando mi date molto di più come personaggi rispetto a quello che c'era scritto nella sceneggiatura. L'ultimo cinefact su American Hustle riguarda il titolo. Visto che siamo nello speciale American Movies, ci stava perfettamente. Il film originariamente si chiamava American Bullshit ed era all'ottavo posto nel 2010 nella Blacklist di Hollywood, quella lista nera di sceneggiature scritte pronte per essere girate che ancora non sono girate. C'è un sito, andate a cercarvelo, è una cosa figa, secondo me. Poi magari a voi viene frega. Vabbè, io lo dico che è una cosa figa per me, magari poi interessa anche loro. Ho capito, devo dire solo le robe che sono fighe per loro, ma potrò avere qualche opinione personale io anche ogni tanto. La cosa divertente è che da American Bullshit è diventato American Hustle, che non ha un corrispettivo reale in tutte le lingue. E infatti il film è stato distribuito in Francia come American Bluff, in Israele come American Dream, in Quebec è La truffa americana, in Portogallo è Il pungiglione americano, in Argentina come Lo scandalo americano, in Turchia come Il filibustiere, in Brasile come L'inganno americano. Strano che i nostri simpaticissimi adattatori italiani dei titoli, che di solito fanno dei danni clamorosi, non l'abbiano chiamato, lo so, American Panza. Secondo me erano capaci di farlo, anzi probabilmente l'hanno pensato, ma qualcuno gliel'ha impedito. Proseguo la carrettata di American Movies parlandovi di American History X, film con Edward Norton, Edward Furlong, di Tony Kaye, che immagino abbiate visto e amato tutti quanti. E infatti me l'avete chiesto in 8: Alessandro Latino, Eric Valalla, Jacopo Saviano, Coming 46, Marco Maiorana, Pierluigi Cacciapuoti, Simone Riccardi e Vladimir Cannone. Allora, intanto la parte di Edward Norton, che fa quella parte così clamorosa per la quale è stato nominato all'Oscar, e quell'anno non vinse l'Oscar perché lo vinse Benigni con La vita è bella. E qui vorrei un commento di almeno uno di voi su questa cosa. Beh, Edward Norton per fare questo film rifiutò di fare Salvate il soldato Ryan, dove avrebbe dovuto fare il soldato Ryan al posto di Matt Damon. Poi proseguo raccontandovi che quel film ha avuto dei problemi clamorosi in fase di realizzazione, ma soprattutto in fase di montaggio, perché il montaggio del film era stato curato personalmente dal regista Tony Kaye, famosissimo e accreditatissimo regista di spot pubblicitari ultra belli. Era il suo primo film importante e voleva seguirne anche il montaggio, ma il montaggio agli studio non piaceva e quindi l'hanno un po' rimontato loro mentre lui era in giro per il mondo a lavorare, a fare altro, tant'è che alla fine sono arrivati a un montato che non accontentava praticamente nessuno, e intervenne Edward Norton stesso a montare il film. Ci hanno messo praticamente un anno a finire il montaggio del film. Lo montò assieme ovviamente al montatore in un modo che allo studio piaceva molto, ma il regista faceva assolutamente schifo e non aveva autorizzato il film a uscire con quel montaggio lì. Ma lo studio mandò comunque il film al Toronto Film Festival mentre Tony Kaye era in Germania per girare uno spot. La cosa lo mandò su tutte le furie perché non era il montaggio che voleva lui del film, e allora disse: ok, allora basta, non lo firmo. Il film avrà la regia di Alan Smithy, che è un nome fittizio che usano parecchi registi quando disconoscono l'opera, ma lo studio glielo impedì perché i registi possono usare quel nome fittizio soltanto se pubblicamente non hanno parlato male del film, per non ovviamente fargli cattiva pubblicità. In realtà Tony Kaye aveva già parlato male del film un po' dappertutto e quindi gli hanno detto: no ciccio, adesso lo firmi con il tuo nome. Allora Tony Kaye, folle, che cosa ha fatto? Ha intentato una causa legale da 200 milioni di dollari e ha cercato di cambiare il proprio nome legalmente in Humpty Dumpty, in modo che poi così alla fine la regia del film veniva fuori di Humpty Dumpty,
e non di Tony Kaye. Comunque non ce l'ha fatta, ha perso la causa, non è riuscito a cambiarsi il nome e infatti il film è uscito con la regia di Tony Kaye. La conclusione di tutto ciò è che Tony Kaye il film lo vide nel 2007 perché per 9 anni si era rifiutato di guardare quello che lui non riconosceva come suo film. A sto punto a me viene la curiosità di sapere com'era il montaggio di Tony Kaye. Ma andiamo avanti veloci, sennò il video mi dura 50.000 minuti e non è proprio divertente. Che poi quante ore sono 50.000 minuti? No, ascolta, mi sa che ci metto 50.000 minuti solo a fare il calcolo. E vado via veloce con un film che mi ha chiesto solo uno di voi, ovvero Mirage Vision Film. Il film in questione è American Gangster di Ridley Scott con Denzel Washington. Allora, ti dico che il film è stato girato in 83 giorni, 78 dei quali negli Stati Uniti e solo 5 in Thailandia. Nelle scene in Thailandia, la gente che hanno preso per fare le comparse, che aiutano Frank Lucas a organizzare i viaggi dell'eroina e tutto, molte di quelle comparse erano persone che all'epoca avevano aiutato il vero Frank Lucas in Vietnam. Il vero Frank Lucas che, come Richie Roberts, era sul set come consulente di Ridley Scott, anche perché era appena uscito dalla galera che si era fatto, per quello che si vede nel film, che è una storia vera al film, tu immagino che lo sappia, no? Ecco, la storia era vera, le comparse per la scena all'interno del Madison Square Garden un po' meno, perché di vere comparse ce n'erano solo 650 in quella scena, le altre 1500 erano delle bambole gonfiabili. Ma scusa, quelle bambole gonfiabili? No, anche perché si tendono a notare 1500 che stanno così. Non mi sa che erano bambole gonfiabili quelle apposta per i film. E l'ultima cosa simpatica è che Common, il rapper, che nel film fa il papà di T.I., l'altro rapper, ha soltanto 8 anni più di lui. Tra l'altro la parte di T.I. doveva farla 50 Cent, che ha anche mandato un provino. Nel film c'è anche RZA dei Wu-Tang Clan, pieno di rapper questo film. American Gangster, i rapper, Ridley, sei quasi peggio dello stereotipo che c'è nell'intro di questo video, eh? E siamo adesso giunti al film che mi avete chiesto in millemila, ovvero American Beauty. L'avete chiesto in 12, ragazzi, l'elenco lo velocizzo così magari ci mettiamo meno. Baldassare Capuletti, Julian Brosini Jules, Joker 2700, Juan Wush, Lorenzo Frehley Cardellini, Marco Maiorana. Ancora. Michele Frichese, Michele N. Cappelli, Simone Riccardi. Ancora. The Shield e Yuji Nomura. Beh, su American Beauty vi racconto subito una cosa riguardante la locandina. Il corpo e le mani che si vedono non sono di Mena Suvari, l'attrice bionda del film, ma sono di una modella, ovvero Chloe Hunter. Ma perché non hanno usato le mani e la pancia di Mena Suvari? Che poi che nome è Mena Suvari? Ma che nome è Mena Suvari? Suvari Mena. Sembra una medicina, una divinità indiana. Ascolta, il mio cognome è figo, eh? Almeno non sembro una medicina indiana. Poi vado avanti raccontandovi il paio di cose che ha improvvisato Kevin Spacey su quel set. La prima è quando sono a tavola con la moglie e la figlia, che c'ha il piatto in mano e lo scaraventa contro il muro. Ecco, in sceneggiatura il piatto che aveva in mano doveva sbatterlo per terra. In realtà gli è girata male, l'ha sbattuto contro il muro e le reazioni di Annette Bening e Tora Birch sono assolutamente genuine perché non se l'aspettavano. Un'altra cosa che ha improvvisato è il momento in cui lui va in macchina, tutto fattissimo, e canta American Woman. American Woman, stay away from me. È improvvisata, non doveva né cantare né fare tutti i piccoli gesti che fa in quella scena lì. E un'altra cosa è quando si mette a fumare fuori dal ristorante con il ragazzo, quello inquietantissimo, con le sopracciglia che io a confronto ce le ho depilate. In quel momento, quando esce la moglie che si incazza, Kevin Spacey scoppia a ridere. What are you doing? Honey, this is Ricky. Ma non doveva ridere, ride anche Wes Bentley, il ragazzo, e ridono tutte e due, ma non doveva ridere nessuno dei due. Però la scena alla fine fa più ridere così. Cioè, uno quando fuma la ganja, di solito, è più propenso a ridere. No, lo so perché me l'hanno raccontato i miei amici, me l'ha detto mio cugino. E dai che siamo quasi alla fine, adesso parliamo di American Sniper, che ne ho già parlato in questo video, quando Giuseppe Motta ha vinto lo Sgamala T-shirt Contest. Ma qua vi butto qualcos'altro che non vi ho detto qua, visto che siamo nello speciale sugli American Movies. Il film me l'ha chiesto anche Xaeter. Tolta la cosa del bambolotto, sì, Xiter. Non la dico la cosa del bambolotto, la sanno tutti e l'ho già detta anche nell'altro video. Però vi posso dire che Bradley Cooper aveva messo così tanti muscoli e non aveva mai raggiunto nella sua vita un peso simile per eguagliare Chris Kyle. Chris Kyle che aveva sentito al telefono 2 mesi prima
che morisse. Bradley Cooper inoltre conobbe il padre, conobbe la moglie e si affezionò così tanto a Chris Kyle che volle assolutamente diventare più identico possibile. E quasi più o meno alla fine di ogni Chuck, quando davano lo stop, guardava la troupe regista dicendo: ero abbastanza grosso? Ero abbastanza uguale a Chris Kyle? Del fatto che si è portato a casa le scarpe vere di Kyle ve ne ho già parlato nell'altro video, ma non vi ho detto che quando lui tira sui pesi, quei pesi non sono quelli che di solito si usano nei film, sono pesi veri. Lui stava sollevando 190 kg perché voleva che la cosa fosse reale, che il suo sforzo fosse visibile nel film. 190 kg. Poi vi posso dire che la moglie di Kyle avrebbe voluto Sandra Bullock per interpretare la sua parte. No, Sandra Bullock, tutte, ma non Sandra Bullock. E infatti poi hanno preso Shanna Miller. Mi sta qua Sandra Bullock, non so cosa farci. Anche Gravity, bello da vedere, wow, ma c'è Sandra Bullock. E vado avanti parlandovi di un altro film che mi ha chiesto uno solo di voi, ovvero American Graffiti. Ma perché sta cosa? Ah, perché questa è la maglietta che ho preso nel locale dove hanno girato il film. Ma non c'è bisogno di fare i fighi, dai. Tra l'altro il locale originale l'hanno demolito dopo il film, quindi il locale che esiste adesso su Hollywood Boulevard è un altro. Comunque andateci perché si mangia un panino della Madonna, la Coca-Cola alla vaniglia, il milkshake con la ciliegina sopra. È un posto fighissimo, sembra di tornare indietro negli anni 50. Vabbè, ma c'è bisogno di menarsela a tutti i costi? Posso tornare come prima? Grazie, American Graffiti me l'ha chiesto The Shield, ma mi ha chiesto anche American Beauty. Quanti nomi ricorrenti in questi American Movies? Il secondo film di George Lucas, famosissimo regista che deve la sua fama mondiale a THX 1138, l'uomo che fuggì dal futuro. Dai, scherzavo, Madonna, lo sappiamo. Beh, lo shooting di questo film fu uno dei più disastrosi di sempre. Innanzitutto, il giorno prima di iniziare, uno dei ragazzi della troupe fu arrestato per possesso di marijuana. Chissà se poi era quello, l'amico di Kevin Spacey del film di prima. Ma non solo, perché la prima notte di riprese per montare le cineprese sulle automobili ci misero così tanto tempo che erano pronti alle 2 di notte a girare. E quindi praticamente tutta la troupe e gli attori si erano già portati a casa una giornata di lavoro fino alle 2 di notte e ancora dovevano iniziare a girarlo il film. Ma non solo, molte delle scene esterne sono girate nella località di San Rafael. Dopo qualche giorno di riprese, la città revocò il permesso per girare perché c'erano un paio di bar e ristoranti che si erano lamentati del fatto che questi girassero in mezzo alla strada e gli portavano via dei clienti. Pensa che deficiente può essere un ristoratore così. Quindi hanno girato altri 3 giorni a San Rafael e poi si sono spostati a Petaluma, che però era distante 20 miglia da lì. E sulla produzione di un film, spostare la location di 20 miglia è costosuccio. Beh, quindi sono arrivati lì, hanno cominciato a girare anche lì e la seconda notte che erano lì è andato a fuoco un camion vicino al set e sono arrivate ambulanze, vigili del fuoco a fare tutto il casino con le sirene. E loro non hanno potuto girare neanche quella notte lì. Poi ti posso raccontare che il budget iniziale era di $600,000. Quando a un certo punto entrò Francis Ford Coppola come produttore, aggiunse altri $170,000 circa e il film riuscì ad essere completato in maniera più vicina a quello che voleva Lucas inizialmente. La cosa buffa è che il budget finale del film fu di $777,777 e 77 centesimi. Dai, l'hanno fatto apposta. Secondo me erano arrivati a 770, poi hanno detto: compriamo una roba che costa $7,77. Così poi il teino farà il cinefax. No, eh. L'ultimissimo cinefax su American Graffiti e anche di questo video riguarda il fatto che Lucas girò il film cronologicamente, cosa che si fa veramente pochissimissime volte. Questo perché? Per avere l'aspetto stanco e tirato e sciupato degli attori durante il film, così almeno non dovevano truccarli da stanchi alla fine del film, erano veramente stanchi. E immagino che anche voi siate veramente stanchi dopo questo video fiume speciale dedicato agli American Movies Stars and Stripes Edition per l'11 settembre. Noi ci rivediamo tra un paio di settimane ancora con i Cinefacts on Demand. Non iscrivetevi su questo canale, non diventate fan della pagina Facebook, non condividete il video, non dite agli amici che possono venire qui a scrivere i commenti chiedendomi dei Cinefacts e io poi farò il video. Così rimane una cosa tra di noi. Ovviamente sto scherzando, fate assolutamente tutto quello che vi ho detto. Fatelo! Se avete voglia, se no non lo fate, cioè uguale. Ciao! Ah, dici che è controproducente fare una pubblicità finale, cambio. Fatelo!
queen sitting here and I don't stop. It's the queen sitting here and I don't stop.